prevenire esondazioni, dissesti e danni. Arrivano altre risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso tre decreti firmati dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in qualità di commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. L'assessore regionale Stefano Aguzzi ha illustrato oggi portata e specificità degli interventi. Sono stati finanziati complessivamente 21 milioni di euro di interventi per combattere il dissesto idrogeologico. In molti comuni, molte parti della nostra regione ritenute particolarmente a rischio, quindi si andranno a portare avanti una serie di opere di sistemazione di alvei di fiume, di ampliamento di alcune vasche di espansione e di creazione di nuove vasche di espansione. In particolar modo si interverrà sul fiume Misa, sul fiume Nevola, ma anche sul fiume Tronto, sul fiume Etemorto e su altre realtà minori, pur comunque problematiche, della nostra intera regione. Nello specifico della provincia di Pesaro Urbino saranno stanziati 900.000 euro nei comuni di Tavuglia, Montelabate e Vallefoglia per la sistemazione del torrente Taccone, 260.000 euro nel comune di Urbino per la sistemazione morfologica del tratto terminale del torrente Apsa di San Donato e 160.000 euro per il consolidamento del complesso cimiteriale di Tavuglia danneggiato da frane.